Il Museo di Anatomia Patologica dell'Università di Padova nasce nella seconda metà del 1800, più precisamente verso il 1870, grazie a Lodovico Brunetti, che è stato il primo cattedratico di anatomia patologica qui a Padova. Brunetti sentì la necessità di aprire un vero e proprio museo per i suoi studenti, in modo che potessero toccare con mano e vedere nel quotidiano dei reperti che non trovavano usualmente o solamente sui libri. E quindi Brunetti, reduce dalla sua esperienza a Vienna, dove era assistente del Rokitansky, qui a Padova appunto instaurò questo vero e proprio museo di anatomia patologica. La storia del museo però è anche un po' più antica, cioè le collezioni non iniziano esclusivamente con Brunetti, ma possiamo dire che la tradizione viene dal passato. Infatti il museo è dedicato a Giovanni Battista Morgagni. E perché questa dedica a questa importante figura medico del medico padovano? Perché Morgagni è considerato il precursore dell'anatomia patologica, cioè colui che ha inventato il metodo anatomoclinico. E Morgagni stesso ebbe questa necessità di avere un museo di anatomia a Palazzo Bo che poi non ha più potuto realizzare. E così noi dedichiamo questo museo a Morgagni, appunto a questa gran figura. Il museo è completamente ristrutturato sia nell'ambiente sia nella sua struttura, ma anche come concetto. E perché abbiamo fatto questo cambiamento? Perché i reperti erano in pericolo, nel senso che si stavano danneggiando, e soprattutto dovevamo anche dare una certa sicurezza all'utente, al visitatore che veniva a visitare le collezioni. E quindi abbiamo pensato un museo diverso rispetto al solito. L'utente non è mai a contatto con il reperto di anatomia patologica, infatti c'è un impianto di aspirazione all'interno di questo museo e i reperti non sono a contatto con l'utente. E poi abbiamo arricchito il museo con una parte tecnologica, una parte multimediale. Abbiamo inserito un nuovo concetto di didascalie, non solo quelle cartacee in doppia lingua, ma anche con l'utilizzo di QR code. Questi QR code con lo smartphone si può tranquillamente, tramite una semplice fotografia, catturare questo QR code che manda al sito dell'Università di Padova, del Centro di Ateneo per i Musei, dove c'è il sito appunto del nostro museo. E di lì possiamo avere tutte le didascalie. Un'altra tecnologia nuova che stiamo implementando proprio in queste settimane è la realtà aumentata, grazie a Smart Magic, che è un'app gratuita che basta scaricare, e all'interno del museo ci saranno dei contenuti multimediali che, una volta scaricata questa applicazione, basta puntare lo smartphone, la camera dello smartphone, verso questi hot point e appariranno dei filmati multimediali come degli approfondimenti, in modo che l'utente possa tranquillamente leggerseli sul suo device o anche portarseli a casa o condividerli con altre persone.